partecipare al Venitely è stato sempre importante per noi, anche tuttora, perché è un momento di confronto con le produzioni mondiali. La crisi c'è in tutto il mondo, è una crisi economica e quindi riguarderà senz'altro anche il vino, come primi sintomi ci sono. Però venire a Verona può essere anche scongiurare la crisi, perché il confronto che si può fare con gli altri è con gli acquirenti del vino. Per noi assume un aspetto importante, perché è il territorio che vendiamo, non solo il vino. Noi produciamo un vino solo di un determinato territorio, è una denominazione ristretta alla zona di Oliena, dove produciamo il Cannonau più particolare della Sardegna. Con questo Cannonau noi vendiamo anche il nostro territorio, che presenta delle caratteristiche eccezionali, sia dal punto di vista climatico che dal punto di vista ambientale e dal punto di vista enologico. L'abbiamo letta, non è piaciuta, perché da un grande, come può essere Tacchisi, non ce l'aspettavamo. Per cui noi l'abbiamo letta sulla stampa, non sappiamo le sue intenzioni vere quali siano. Certamente io mi aspetto la critica da chi fa il Cannonau, da uno che ha già fatto un grande Cannonau. Finora non c'è chi ha fatto un grande Cannonau. Siamo noi quelli che non hanno fatto il Cannonau. Ho capito. Lo facciamo già. Lo facciamo già e vendiamo in tante nazioni del mondo. In tutta Europa e anche in altre poste. Lo possono confermare i commerciali. Bisogna andare nelle fiere, proporsi con un certo turismo che noi in Sardegna abbiamo e che durante l'estate vengono e che noi siamo all'interno, però ci riusciamo a proporci anche col turismo costiero. Vengono dalla nostra cantina per bere il vino e per assaggiarlo, perché noi cerchiamo di dare anche una certa accoglienza con gli acquirenti, per cui potrebbero acquistarlo e l'acquistano anche quando tornano nel loro paese, purché lo trovino. Questo ci ha aiutato a esportarlo un po' in tante parti del mondo, non con grossi quantitativi, però siamo presenti in tante varie realtà. Senta, c'è qualcuno che pensa che la crisi è anche un'opportunità, nel senso che screma le aziende? Non lo so, le crisi riescono a scremare ogni cosa, perché il più forte riesce a resistere, il più debole crolla in tutte le cose. Col vino non lo so. Poi forse siamo il più forte non è detto che sia il migliore. Questo tutto è vero, sommato. Questo è vero. Senta, l'altra polemica, visto che abbiamo fatto un po' di polemica con Tacchis, famoso sommelier ha detto che i vini di Sardegna, quando sono buoni, l'avrà sentito, non sono digeribili, ma una battuta, che significa? Che... aveva lo stomaco malato. Senta, è appena cominciato Vinitaly, quindi è un po' presto, come le sembra, come partecipazione, frequenza, le sembra diverso dagli altri anni? Sì. Meno persone. Sarà un'impressione, però quest'anno è così, non è mai visto così. Cioè meno traffico, almeno in questo stand. Qui non ho mai visto un momento di relax durante nel nostro stand. Quest'anno sembra lo stand di Sardegna, mi sembra proprio calmo. Il padiglione della Sardegna sembra essere quello che dedica meno attenzione all'immagine, anche a livello di stand, a livello di allestimento, di arredamento. È una scelta? Si subiscono alcune cose? Non lo so, diciamo che la Regione sta facendo gli sforzi per venire a Verona. Ma fa abbastanza. Noi siamo grati, la Regione. Siamo grati per questo, perché altrimenti sarebbe difficile per tutti venire a Verona. Certo, come tutte le cose si può fare sempre meglio, ma l'azienda, almeno l'impostazione che abbiamo dato da una quindicina d'anni è questa, che noi non potevamo competere con la quantità dell'uva, visto l'areale nostro è anche piccolo, ma solo con la qualità. Per cui abbiamo fatto, tutti i soci sono iscritti con i vigneti a denominazione di origine controllata, quindi sono tutti Cannonau, con sottodenominazione e appello. Conferimento dell'uva. L'uva deve essere scelta, portata in cassette, e quindi quando si conferisce in cantina si svuota, perché mettiamo gli operai cassetta per cassetta, e controlliamo praticamente ogni grappolo d'uva. In base a questo viene data la valutazione e il pagamento della qualità dell'uva. E la gente, quando viene toccata sul portafoglio, è molto sensibile, quindi si adegua obbligatoriamente. Questa è stata la nostra forza e su questo vogliamo continuare. Ci sono ancora vigneti ad alberello, vigneti che rendono 20-30 quintali ad ettaro, ma quelli danno buona produzione. E inoltre abbiamo adeguato le strutture della cantina alle moderne tecniche di vinificazione, che non guasta con le tradizioni vecchie di coltivazione di vigneti.
Ne dovremmo fare anche altre ricerche. Purtroppo per una piccola cantina viene difficile, i tempi sono più lunghi. Dovremmo fare un passito, che era una vecchia tradizione dei contadini di Olienna, però necessita un lavoro e una ricerca un po' più lunga. Certo. La strada del Cannonau è la prima strada del vino che abbiamo fatto in Sardegna. Ufficialmente. Mi onoro di essere il primo presidente di questa strada. Certo. E purtroppo con la burocrazia bisogna fare degli atti che sono un po' lunghi, altrimenti saremmo già partiti con l'iniziativa. Però la strada esiste già sulla carta, col notaio e con i partecipanti che hanno già diritto. Bisogna, oltre al simbolo della strada, che l'abbiamo già fatto, è qui, l'abbiamo presentato, nuraghe con dentro il calice e la strada che... Bisogna fare il sito, i depliant e la segnalettica, prima di partire con le iniziative. Però ho visto che la gente, dai ristoranti, ai produttori, a tutta una serie di particolarità che abbiamo nel territorio, hanno aderito con molto entusiasmo. E questo è un buon segno. Forse questa è una risposta a Tacchis e a quello che va il mal di stomaco. Perché già ai primi del Novecento, D'Annunzio con i poeti Pascarella e Scarfoglio avevano già valutato il nostro Cannonau come un grande vino, al quale gli hanno dato il nome di Nepente perché gliel'hanno dato loro. Grazie.